La settima giornata nei campionati di eccellenza e promozione regalerà agli appassionati alpini l'ennesimo derby dalle mille emozioni. Al Canada di Cervinara, nella gara valida per il settimo turno del girone B di eccellenza, si affronteranno i padroni di casa e la Virtus Avellino. Sicuramente le due alpine che fino a questo momento hanno maggiormente impressionato nel massimo campionato regionale. Non sono state meno interessanti le prestazioni del Solofra di Ciccio Messina, che di punti ne ha collezionati 8, gli stessi della Virtus Avellino, e in casa del Picciola cercherà di trovare per la prima volta in stagione la seconda vittoria consecutiva dopo il successo nel derby contro le Clanise. I gialloblu di Alessio Martino invece se la vedranno in casa contro la Palmese, una sfida importante per Caposella e compagni che, contro una formazione che in questo inizio di stagione non ha certamente brillato, cercherà di trovare la prima vittoria stagionale. In promozione quello capitato al Baiano non è certamente il più semplice degli avversari. Il San Martino di Luca Pini ha dimostrato in questo inizio di stagione di poter dare filo da torcere a chiunque e proverà a giocare lo scherzetto anche alla formazione del patron d'avanzo. Al Rocca di San Tommaso invece ci sarà una nuova prova di maturità per l'ariano di Mister Silvestro. Dopo la sconfitta contro la Forza e Coraggio, la formazione ufitana cercherà di ritornare alla vittoria. Contro però ci sarà l'FC Avellino di Mister De Luca, giovane e con tanta fame. Anche al Russo di Paulisi andrà in scena una gara interessante. A sfidarsi saranno i padroni di casa, allenati da Mister Sgambati, e la Siconolfi di Mister Sicuranza, squadra tosta che fa pochi gol ma ne subisce altrettanti. Big match al Mellusi 1 di Benevento. I padroni di casa della Forza e Coraggio ospiteranno il San Tommaso di Franco Iannuzzi, che dopo il pareggio contro il Grutta proverà a ritrovare la vittoria con un manco in più, dato che il fantasista napoletano in settimana è ritornato ad allenarsi. Tralasciando Grotta Carotenuto, match del quale l'importanza è vitale per entrambe le squadre e per i rispettivi allenatori, sarà interessante vedere anche il confronto tra Montesarchio e Serino, due formazioni che dopo questa gara potranno chiarire maggiormente le proprie ambizioni. A chiudere il quadro ci sarà quella che, anche se ancora di inizio stagione, può essere definita a tutti gli effetti una sfida salvezza tra Lioni ed Abellinum.